faremo, ma vedremo su. Andiamo avanti. E iniziamo parlando dell'ostia incarnata. Ottimo inizio per le celebrazioni del miracolo eucaristico Ostia Incarnata. Sabato, apertura della mostra concorso di fotografia ed arti grafiche nella Chiesa degli Scolopi sul tema Raggi di luce nel deserto delle città, che si concluderà il 26 di marzo con la premiazione dei vincitori presso la Biblioteca Comunale. Domenica, dopo il pontificale officiato dal vescovo Lorenzo Loppa e del parroco Don Antonio Castagnacci, alla presenza delle autorità cittadine, si è svolto il gran concerto nella Cattedrale San Paolo con la partecipazione dei cori Totus Tuus di Roma, Città di Anagni, Stella Maris di Vasto ed il coro Ernico di Alatri, il coro dell'Istituto Ignazio Danti e l'orchestra giovanile della Scuola Media Dante Alighieri di Alatri, che hanno eseguito l'inno popolare dell'Ostia Incarnata. Ora l'attesa è tutta per altri eventi di questa settimana, ad iniziare da quello presso il chiostro del Monastero delle Monache Benedettine, con ingresso in Largo Graziosi. L'adorazione eucaristica, giovedì 17 marzo, dalle ore 21 alle 23, nella cappella interna e viaggio nel silenzio, incontro con le monache benedettine con l'intervento di Don Domenico Pompili. Quest'ultimo, già parroco della cattedrale ed oggi sottosegretario della CEI, interviene in merito alla ricorrenza del miracolo dell'ostia incarnata, dicendo: veramente, prima di dire, cioè di riportare quello che ha scritto Don Domenico, volevo soltanto avvertirvi che quelle immagini che stiamo vedendo si riferiscono a questa mostra di concorso di fotografie e arti che è stata inaugurata, soltanto che forse è meglio vederla un attimo, perché ci sono delle fotografie stupende. Ecco, se la regia magari ci abbassa un attimo questo tono di ritorno, quindi facciamo proprio come la RAI. Eh beh, ma noi siamo importanti ormai, abbiamo pure l'eco di ritorno. Ecco, queste ancora sono queste immagini che sono state registrate da Simone e si riferiscono proprio alla mostra concorso di fotografia e arti grafiche. Ecco, vogliamo. È successo anche perché i fotografi, che sono poi molti dilettanti, hanno portato delle opere veramente stupende. Guardate questa, per esempio, è una foto, non è un quadro. Bene, detto questo, in occasione delle celebrazioni del miracolo eucaristico dell'ostia incarnata, e per riprendere quel discorso che avevamo incominciato con la presenza di Don Domenico Pompili, il quale ha scritto un suo giudizio sull'argomento. Ecco, ve lo leggo. Fare memoria dell'ostia incarnata è un atto d'amore per Alatri. Vuol dire rimandare al Medioevo quanto conobbe uno dei periodi più luminosi della sua storia ed incontrare una giovane ragazza che, come attesta il mandatum di Gregorio IX, 13 marzo 1227, suggestionata da una donna più matura, compie l'atto sacrilego. Ma quanto s'avvede, non senza trasalire, che il pane avvolto nel panno grezzo e convertito in un frammento di carne soccombe all'evidenza più imprevedibile e attesta con il suo rossore l'orma di Dio nella sua vita. Ogni anno ad Alatri, a ridosso del 13 marzo, si fa memoria dell'ostia incarnata per ritrovare non solo le proprie radici, ma soprattutto per incontrare di nuovo il rossore di quella ragazza che ci riapre il cammino verso una fede più personale e autentica.
Anche la musica e il canto aiutano in questa ripresa della coscienza, perché la nostra voce sia in sintonia con il nostro cuore. E quanto l'augurio di sperimentare a chiunque avrà modo di visitare il miracolo o di partecipare alla ricorrenza del miracolo anche attraverso la rassegna di musica sacra, questo sarà un augurio che io faccio a tutti e che così semplicemente si sperimenti lo stupore e lo sguardo della ragazza per lasciarsi di nuovo incontrare dalla vita. È bello questo, quello che scrive Don Domenico, eh? Beh, ma anche il suo posto che ricopre in questo momento gli dà la possibilità di dire questo ed altro. Lo rivedremo sicuramente domani o dopodomani, perché verrà anche lui, come ha annunciato Elisa, verrà nel convento delle monache benedettine. Bene, adesso entriamo in un altro discorso che è sempre quello. Parliamo di Quaresima. Di Quaresima. Quaresima,